amici sportivi di Campagna nel Pallone, buon mercoledì, benvenuti a questa terza puntata di El Napoli con Samuele dal Messico. Come ogni mercoledì vi saluta Samuele, il tifoso del Napoli dal Messico, e oggi in questa rubrica ne parleremo sul nuovo acquisto del Napoli, l'ultimo di questa stagione, il francese Timothée Bakayoko, che è arrivato ieri sera al Napoli per rinforzare il centrocampo. Allora vi invito a vedere questo piccolo servizio che abbiamo fatto sulla storia del francese, chi è, dove ha giocato e come ha giocato. Vediamo questo piccolo servizio su Timoé Bakayoko. Il Napoli ha acquistato in prestito dal Chelsea il centrocampista francese Timoé Bakayoko. Nato il 17 agosto 1994 a Parigi, con delle origini africane, Bakayoko è un giocatore molto buono che ha avuto già una piccola buona carriera. Il suo debutto fu nell'anno 2013 con la squadra del Stade Rennais. Quella stagione giocò molto bene con quella squadra francese e poi all'anno prossimo fu acquistato per il Monaco, squadra con la quale diventò un giocatore notabile. Anche nel 2017 fu convocato con la prima nazionale di Francia, giocando soltanto una partita amichevole contro la Spagna. Prima aveva già giocato con le selezioni giovanili del paese francese. Dopo la sua unica convocatoria con la Francia, fu comprato per il Chelsea, squadra con la quale giocò la stagione 2017-2018, giocando come titolare tante partite, ma non fu riuscito a convincere i tifosi della squadra inglese. Quindi nel 2018 è andato in prestito al Milan per una stagione. Nei primi mesi col Milan non è riuscito a giocare molto bene e non ha convinto molto Arrigo Gattuso, chi era l'allenatore del Milan in quella stagione. Ma poi è migliorato molto all'inizio dell'anno 2019 e con la squadra milanese e ha finito la stagione con molto successo. Alla fine della stagione in prestito col Milan fu prestato di nuovo al Monaco per giocare la stagione 2019-2020. In quella stagione nella Ligue 1 giocò molto bene con la squadra montecarlese, ma non ha potuto finire la stagione per essere cancellata e non ripresa per causa del Covid-19. Allora, Bakayoko arriva al Napoli con la speranza di guadagnare un posto al centrocampo e continuare la sua promettente carriera. Benvenuto, Timoé Bakayoko. Ecco, questo è il nuovo giocatore centrocampista del Napoli, Timoé Bakayoko, il francese con delle origini africane. Io personalmente lo conosco perché anche sono francese e anche seguo molto il calcio francese, l'ho conosciuto quando giocava al Monaco, anche mi ricordo bene della sua unica convocatoria con la Francia. Io sono sicuro se riesce a guadagnare il posto titolare e gioca bene con il Napoli, sono sicuro che sarà considerato per tornare alla nazionale di Francia. Quindi speriamo bene che questo nuovo rinforzo, nuovo acquisto del Napoli possa giocare bene nel centrocampo e anche servire molto, come ha giocato anche con il Milan, che finalmente ha avuto una buona stagione con la squadra lombarda. Il Napoli chiude il mercato di questa stagione 2020-2021 con quattro giocatori acquistati: Amir Radmani, Drapetagna, Victor Osimhen e Timoé Bakayoko. Personalmente il voto che io do al mercato di questa stagione del Napoli è 8. Mi è piaciuto molto il mercato, due grandi giocatori acquistati dal calcio francese, Timoé Bakayoko e anche il nigeriano Victor Osimhen, sono sicuro che ci serviranno molto nel Napoli, anche la speranza nell'attaccante italiano Andrea Petagna, che ha giocato molto bene la partita di preparazione con il Napoli, e anche Amir Radmani, spero che possa giocare come titolare qualche volta con la squadra partenopea. Quindi questo è stato il mercato del Napoli, speriamo possa dare dei buoni risultati in questa stagione 2020-2021. Mentre tanto questa settimana il calcio italiano si ferma per i giochi delle nazionali. Oggi mercoledì 7 ottobre giocherà l'Italia contro la Moldavia, una partita amichevole allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 20:45. Anzi, giocherà la mia nazionale di Francia, una partita amichevole contro l'Ucraina alle ore 21 allo Stade de France di Parigi.
Il Napoli tornerà il sabato 17 ottobre allo Stadio San Paolo per ricevere all'Atalanta e anche speriamo sapere presto quando si giocherà la partita rinviata contro la Juventus. Così arriviamo alla fine di questa rubrica di oggi, mercoledì 7 ottobre. Vi ringrazio per vedere questa rubrica Il Napoli con Samuele Dal Messico su Campania nel Pallone e vi invito a vederci il prossimo mercoledì per parlare della partita del Napoli contro l'Atalanta in Serie A. Sono Samuele Dal Messico e vi auguro una buona settimana. Forza Napoli sempre e anzi, allez la France!